Siamo Nick, Fra e Oceano e pochi anni fa abbiamo lasciato il nord Italia per vivere una vita più lenta sulle spiagge pugliesi. Abbiamo abbandonato stress e ansie della società e abbiamo acquistato una vecchia casa sulla spiaggia, senza gas, senza acqua né fogna. Un vero e proprio rudere circondato da natura incontaminata. Ora la stiamo ristrutturando con le nostre mani, ma i problemi sono sempre dietro l'angolo. Il nostro obiettivo è quello di vivere in autosufficienza a contatto con la natura. Dopo i furti non ho potuto far altro che trasformare quello che rimaneva della camperizzazione del Defender, cioè la cucina estraibile, nel vano attrezzi. Devo portarmi tutto dietro sempre perché ormai la paura che possano entrare a rubare è palese. Quindi è arrivato un nuovo set. Trapano avvitatore, chiaramente ho fatto una perdita perché avevo un trapano veramente importante e un avvitatore invece abbastanza scadente, così con un solo kit mi sono fatto praticamente tutti e due. Questo ovviamente starà per sempre nella mia macchina. Inizio ufficialmente una nuova settimana molto impegnativa. Ho portato con me oggi in cantiere i progetti dell'impianto idraulico, di tutti gli schemi diciamo di montaggio e predisposizione della casa dell'impianto idraulico, e li appendo in modo tale che domani dovrebbe iniziare l'idraulico a fare i lavori. Sono sia le piante della cucina che del bagno, con anche tutti i prospetti, in modo tale che si possono vedere le quote di tutte le altezze, i posizionamenti dei vari miscelatori, lavastoviglie, lavatrice, il lavabo della cucina per gli scarichi, tutto quello che insomma riguarda l'impianto idraulico. Voglio continuare a portare alla luce tutta la fondazione vecchia, diciamo, per la realizzazione del muro di confine nel backyard, però per farlo ho bisogno di tagliare un po' tutti questi rami qua. Mi sono portato tutta l'attrezzatura perché hanno invaso completamente dove dovrebbe essere la fondazione. Spero che ci sia anche in quella zona, in modo tale da realizzare tutto il muro di cinta da una proprietà all'altra.
Questi vecchi pini offrono già una divisione tra casa e terreno, ma per noi non sarà abbastanza. La tenuta avrà dei settori ben distinti tra loro, come pollaio, orto e bosco, e desideriamo recintare tutte queste zone per evitare di essere troppo dispersivi, evitare intrusioni dal lato posteriore. Solo il pollaio rimarrà isolato rispetto alla casa, nel bosco, così da limitare rumori e odori. Siamo ufficialmente arrivati in quel periodo dell'anno, giugno-luglio, in cui ci sono 36 gradi costanti dalla mattina alla sera. C'è un'afa incredibile, si fa fatica a respirare, però dobbiamo andare avanti con i lavori. Questi sono tufi per fondazione chiamati a cannone, ossia posati parallelamente per garantire migliore stabilità al muro soprastante. La fondazione non è in ottimo stato, ma per quello che ci serve sembra perfetta. Probabilmente un tempo ospitava un muro di confine proprio come quello che realizzerò. E le elevate temperature costanti però favoriscono l'insorgere di incendi che spesso si riescono a controllare, ma purtroppo non è il caso di questa notte. Stavamo per andare a dormire infatti quando un forte odore di fumo ha riempito completamente la casa. Un vasto incendio stava raggiungendo le case sul mare e la nostra tenuta. Purtroppo il vento è troppo forte e l'intervento dei pompieri non basta. La natura ha vinto anche oggi. Ormai ha raggiunto anche le case, il vento è troppo forte, c'è stato un grosso incendio, sono sicuramente un paio di chilometri da casa e quindi sono abbastanza tranquillo, anche perché il vento è completamente in direzione del mare, quindi non spinge diciamo
in altre proprietà, ha completamente devastato un'abitazione, il terreno di un'abitazione. Ho visto adesso col drone che c'erano anche delle casette, delle api. Si è spinto anche verso altre abitazioni lungo la strada. Un casino, ragazzi, in questi giorni ne sto vedendo parecchi e il problema è che fa veramente veramente caldo. Questa sera alle 7 di sera c'erano ancora 36 gradi, l'aria è super secca. Parecchi di questi incendi sono causati dalla sbadatezza dell'essere umano, ma la natura non perdona e ti fa pagare le conseguenze. Fortunatamente la superficie distrutta non si estende fino alla tenuta. I venti sono nella direzione opposta e la proprietà è fortunatamente salva, ma ci è mancato veramente poco. Non è bianca la faccia qui. Agata, non mi capisci che si butto. Forse dall'altra parte devi salire. Meglio di là? Sì. Allora, togli la mano dietro. Appoggialo vicino alla tostina, appoggialo. Come appoggio? Come ho fatto io, guarda, appoggialo così. Spingo, bravo.
veramente troppo per me, troppo troppo pesante. Ho appena ritirato il marmo che servirà per gli stipiti delle finestre, non tenendo in considerazione che quando l'abbiamo caricato sul Defender eravamo in 4 persone, mentre ora sono completamente da solo. Oltretutto scoprirò solo diversi mesi dopo che l'acquisto di queste marmi è stata una scelta sbagliata, in quanto non funzionano col tipo di aperture che abbiamo realizzato, ma questa è un'altra storia. Bruciano gli occhi da tutto il sudore che mi sta entrando salato negli occhi. Nel frattempo si porta avanti la realizzazione del muro che finalmente avrà inizio. Non ho mai affrontato opere di muratura così grandi in realtà, e soprattutto usando questo tipo di materiali. Quindi ho da subito commesso degli errori che però renderanno il muro finito unico e personale.
Finalmente, grazie al caldo, la natura inizia a far produrre alcuni alberi da frutto della tenuta, come fichi e gelsi. Thank you.
Mi sono ricreato nuovamente lo studio qui in cantiere perché avevo proprio bisogno di concepire, diciamo, come realizzare questo muro. Diciamo che insieme al muratore mi ha dato un sacco di consigli, abbiamo stabilito di posizionare diversi pilastri proprio per dare una maggiore stabilità a tutta la parete, ogni 3 metri sono stati posizionati. Il gioco dei tufi è molto semplice, sostanzialmente sono tufi che sono sfalsati, dove 2 sono posizionati, sopra nella mezzeria ne andrà posizionato un altro. Questo è proprio tutta la realizzazione del muro. Io attualmente ho realizzato la prima fila solamente fino, diciamo, al pilastro d'accesso dove ci sarà il cancellino. Mi mancano, diciamo, due spazi per completarlo, per completare la prima fila. Sono reso conto, facendo solamente questo progetto, di avere sbagliato già con la prima posizionamento, ma diciamo che è recuperabile. Dovevo entrare all'interno del pilastro col tuffo, io sono stato completamente fuori, come si può vedere qui, mentre nella prossima fila dovrò entrarci. L'unica pecca, diciamo, l'unica cosa che comporta questo errore è che si vedranno esteticamente, come vedete, 2 piatti e poi ci saranno i classici, diciamo, alternati, i tuffi da una parte e i tuffi dall'altra. Però diciamo che sono abbastanza contento, la prima volta che realizzo una parete di queste dimensioni, quindi sicuramente sono contento. Mi ha fatto i complimenti anche il muratore. Il cancellino verrà approssimativamente una cosa del genere, quindi i pilastri saranno più alti proprio per dare più un senso di accesso, no? È molto carina questa composizione. Il cancellino ce l'ho già e niente, devo percorrere con il secondo. Devo andare a acquistare questi tufi che mi mancano, che sono spessore 15, che vanno a compensare l'errore che ho fatto. Ne serviranno una 30, costano all'incirca 1 euro al pezzo, quindi sono totali 24 metri lineari all'incirca, poco meno. Per tutta la realizzazione costerà all'incirca 250 euro. Abbiamo scelto di realizzare questo muro con questi materiali proprio per rispettare tutte quelle che sono le tradizioni di questo posto, perché tutti i muri di tutte le case circostanti sono realizzati con i tufi bianchi, che sono classici delle cave pugliesi che si trovano nell'entroterra, e è il materiale più economico sostanzialmente che si trova qui, mentre in altre regioni d'Italia è molto costoso. Un materiale molto semplice da lavorare perché si taglia con grande facilità, si può utilizzare per svariati, diciamo, impieghi, l'unica pecca che assorbe parecchia umidità. Però per essere un muro di recinzione va benissimo così. Anche l'effetto estetico ci piaceva molto, proprio perché essendo bianco, se si riesce a mantenere un effetto di fughe sottili e non troppo grosse, come in realtà io sto facendo, però ho già capito come migliorare dalla prima fila in poi, si ottiene veramente un bel effetto. L'altra soluzione che avevamo pensato era quella di realizzare un muro a secco. I muri a secco, il problema sono che costano veramente parecchio, perché per realizzarli servono dei materiali specifici di grandi dimensioni specifiche e praticamente l'operatore va a spaccare la pietra per inserirla, diciamo, della dimensione che gli serve. È un muro a secco, cioè non vengono utilizzate malte e cementizie, semplicemente sono pietre appoggiate una sull'altra. Il problema è che sì, è un muro realizzato tradizionale, perché esistono ancora dei muri fatti così qui in zona. Il problema è che attualmente non vengono più fatti perché ci vuole tantissimo tempo per realizzarli, e soprattutto chi li realizza non sono pugliesi ma sono extracomunitari che sono sottopagati e passano interi mesi a realizzare pochi metri lineari di muro, perché ci vuole veramente veramente parecchio tempo. Quindi secondo me non ha senso fare una lavorazione di quel tipo, e quindi abbiamo deciso di optare per i tufi. Questo sarà il muro di recinzione del backyard, quindi che dividerà la proprietà, il giardino della casa, dal terreno che abbiamo acquistato insieme alla casa,